Ci troviamo in Contrada Pinzelli, con noi il signor Giovanni Michalizzi a chiamarci il Comitato di Quartiere. Quali problemi ci sono qui? I problemi sono, eh, come noi possiamo vedere, come noi possiamo vedere eh, che siamo abbandonati da, sia dall'Istituto Autonomo e Casa Popolare che dal, dal Comune, perché loro praticamente si, si palleggiano il, il problema dicendo che una volta aspetta all'istituto, una volta aspetta al, al, al comune. Il vero problema è che noi abitiamo in, in questa zona dove un, ci sono delle foreste, dove periodo estivo eh, praticamente eh, i topi fanno da padrone, eh, noi dobbiamo stare nel periodo estivo con i balconi chiusi perché i top salgono sul balcone le, le inverreate qua stanno, eh, stanno cadendo tutte guardate cosa c'è qua sì, scusi se lei può, pigliare, può ripigliare questo Sì, possiamo notare i detriti, I detriti per terra perché cat... si sta, sta crollando la scalinata esatto. qua eh, le inverreate stanno, stanno cadendo tutte con pericolo delle delle persone e quindi non, non sappiamo a chi rivolgere. Abbiamo anche i marciapiedi diversi. marciapiedi che hanno, eh, sono ceduti e quindi praticamente non sappiamo se ci sono fognature, se ci sono tubazioni che perdono acqua, tant'è che noi a valle abbiamo delle perdenze di acqua e nessuno risolve niente. Cioè è un problema che veramente... Altro è... problema che un altro residente ci ha sottolineato l'anno scorso, ma possiamo notare che non è cambiato nulla, è quel costone che rischia di cedere. Non solo, ma se lei guarda bene, abbiamo quasi 20-30 cm, cm di strada occupata. E a giorni fa sono venute a pulire un po' la l'erbace, ma fino a un, un paio di giorni fa noi con le macchine praticamente non potevamo passare se non eh, facendo eh, praticamente eh, insomma, eh, una vergogna, una vergogna assoluta. Eh, eh, dovrebbero fare una strada là e non si sa quanto la faranno perché eh, dicono che c'è un contenzioso. Eh, qua il problema è che tutto resta immobile. Qua il problema è che si, praticamente si eh, palleggiano le responsabilità e poi si parla di inciviltà. Si parla, noi dobbiamo civilizzare le persone, ma come possiamo civilizzare le persone se viviamo in un, in un ambiente di questo tipo? Guardi, c'erano dei faretti, praticamente da dieci anni che queste farette non funzionano. Quindi siete al buio qui. Parlo di questi faretti, non ne devi fare dalla luce. Qua l'anno scorso è caduto un albero, l'hanno levato, io ho fatto la proposta di levarle quest'albero, praticamente qua eh, metterci delle mattonelle per levare questa vergogna, perché è una vergogna, qua i topi la notte ballano e noi siamo costretti a vivere in questa situazione e nessuno ci dà delle risposte, Tutti sì, ora vediamo e eh, poi qualcuno dice no ma è responsabilità del, la, dell'ACP, no? l'ACP dice che è responsabilità del comune e tutto il resto è immobile. Che dobbiamo fare? Dobbiamo scendere in piazza a fare, a fare eh, scusi tra parentesi, casino e non, non, con, con le buone non si ottiene niente.